Grazie, grazie Mario, grazie soprattutto a voi. Sì, siamo alla 23esima edizione di Coloratissimo Autunno, nato nel 1999, dovrebbe essere alla 24esima, però purtroppo un anno nel 2000 abbiamo dovuto saltarlo per ovvi problemi per una pandemia mondiale. Però diciamo che gli eventi continuano ad andare avanti. Coloratissimo Autunno vuol dire comunque colori, profumi, ma soprattutto gastronomia. Gastronomia che sarà poi il vice sindaco comunque a illustrare il programma di questi due giorni con ovviamente due importantissime novità. Abbiamo un grossissimo problema a livello di agricoltura, a livello proprio di questo settore, dove i costi della produzione a volte, se non dire sempre, passano ovviamente quanto uno va poi a incassare durante la vendita. Però noi come amministrazione, Giacomo, stiamo facendo il possibile proprio per portare a conoscenza comunque dei nostri prodotti locali, della nostra eccellenza locale. Ricordo che il 50% del prodotto, diciamo, di quanto viene prodotto sul territorio comunale di Fossano arriva dall'agricoltura, quindi è un settore veramente trainante nonostante in grossa sofferenza.